Un saluto a tutti cari amici, oggi vi parlo del nuovo Humidigi Z1 Pro, un dispositivo appena presentato dalla Humidigi, il nuovo modello di punta che va a sostituire il Z1, ma lo fa con qualcosa sicuramente di meglio per quanto riguarda la design e quello che è un po' la tecnologia interna al dispositivo, ma con sicuramente un processore inferiore, perché parliamo dell'Helio P20 al posto dell'Helio X27 che era sul Humi Z Pro. Però qui c'è anche un pannello Super AMOLED e 6,95 mm di spessore, con ragazzi una batteria da 4000 mAh integrata, quindi davvero un dispositivo eccezionale. Scatola molto molto completa. Questo è il dispositivo, lo vediamo un po' in dettaglio. La cover in silicone trasparente viene data a corredo. Abbiamo anche, ottima aggiunta, manuale molto completo di istruzioni, cosa che non era presente nei dispositivi precedenti della Humi, e mollettina per l'estrazione del vano SIM che può ospitare due nano SIM, oppure al posto della seconda nano SIM potete mettere una micro SD fino a 256 GB. Abbiamo già 6 giga più 64, quindi in realtà l'espansione potrebbe non essere necessaria, ma se avete una SD in casa comunque è positivo. Aggiunta molto molto ben gradita è la sua pellicola in vetro temperato, quindi ottimo il bundle. Andiamo a terminare il contenuto con, nei suoi bei cubettini, il Type-C, quindi il cavetto di ricarica Type-C, e ottima anche il suo alimentatore Pump Express con carica rapida. La batteria da 4000 mAh si ricaricherà in quasi 2 ore, quindi un risultato davvero eccezionale. Andiamo a rimuovere un po' la scatola per fare posto al dispositivo. Dispositivo con lettore di impronte frontali, abbastanza rapido, non è velocissimo, però non sbaglia. Vi consiglio di memorizzare più di una volta l'impronta digitale. Un Helio P20 con 6 GB di RAM DDR4 e 64 GB di storage interno. Costruzione completamente in metallo, il colore rosso, e è disponibile anche la colorazione nera, un rosso davvero bello, veramente un ottimo diciamo tonalità di colore. La doppia fotocamera con il flash quad LED dual tone. La doppia fotocamera è diciamo formata da una fotocamera da 13 megapixel della Samsung più una ausiliaria da 0,3 megapixel, che in realtà secondo me non fa proprio assolutamente nessuna funzionalità, tranne qualcosa di software che va a fare un effetto sfocato bokeh. Il jack per le cuffie è stato mantenuto, 6,95 mm nello spessore minimo, che arrivano a circa 8 mm nella parte di sporgenza della fotocamera. Comunque riescono a avere in questo caso il jack audio, e cosa molto molto positiva. Lettore quindi di impronte, come dicevo, frontale, che funge anche da tasto and back e da tasto per il task manager. Quindi i tasti non sono quelli laterali, non sono retroilluminati, potete scegliere se lasciarli così, quindi l'utilizzo è che questo tasto può essere indietro oppure menu, e quindi non sono visibili, ma sono comunque davvero interessanti, e una particolarità che Humidigi ci ha già presentato dagli altri dispositivi. Il LED di notifica RGB, molto molto bello, lettore di impronte come dicevo abbastanza veloce e anche una qualità di un'ottima accuratezza in generale, pannello AMOLED 5,5 pollici Full HD, batteria da 4000 mAh. Come vi dicevo, di spessore abbiamo 6,95 mm, la Type-C, la parte diciamo dello speaker principale è questa, e qui c'è affogato il microfono, e il secondo microfono per la soppressione dei disturbi è nella parte posteriore. Tutto, la costruzione è davvero eccezionale, un vetro con arrotondamento 2.5D, quindi ottimo colpo d'occhio. I neri sull'AMOLED sono davvero eccezionali. Ve li voglio far vedere un attimino avvicino a un dispositivo che in questo caso è un dispositivo molto molto simile, con il OnePlus, per farvi vedere un pochettino quello che è la qualità generale. Questo Humidigi lo trovate a 250 euro su MyeFox, davvero secondo me un dispositivo che è eccezionale, perché lo spessore, come vedete, il OnePlus è leggermente più spesso, parliamo di 7,3 mm, però l'Humidigi si comporta davvero davvero benissimo, e con un costo decisamente inferiore. Il pannello Super AMOLED dell'Humidigi Z1 Pro è davvero eccezionale secondo me. Quindi questo Helio P20,
octa-core con una velocità massima di 2,39 GHz sui core più veloci, fa rendere questo UMI Z1 Pro un dispositivo comunque scattante, nessun problema o lag rilevato. Ci sono comunque un sacco di impostazioni Android nella versione 7.0 con patch di sicurezza comunque aggiornata, in questo caso a giugno, e la ROM è di luglio, quindi appena rilasciata da UMI Digi. Non abbiamo grossi orpelli grafici o aggiunte, ci saremmo aspettati comunque un discorso di temi che fossero comunque una interfaccia che la UMI Digi ha promesso ma che ancora non è presente in questo Z1 Pro. In questo caso il pannello Super AMOLED avrebbe magari avuto necessità di quello che è una diciamo parte di temi e di impostazioni sullo dark, quindi sul nero, per andare a enfatizzare anche a migliorare quello che è il consumo del pannello. Pannello che veramente non consuma quasi nulla se lo lasciamo con le tonalità nere. E in questo caso ci sono alcune impostazioni che sono le classiche dell'Android 7, ci sono tutte quelle che sono le impostazioni per la luminosità adattativa e la regolazione del colore, che è una cosa che non abbiamo trovato in altri dispositivi, ma che permette appunto quindi un bel bilanciamento del bianco insieme al software del MiraVision di MediaTek. Abbiamo la sospensione, abbiamo la calibrazione di tutti i sensori. E quindi, cosa abbastanza importante, qui abbiamo tutta la sensoristica completa, dal giroscopio alla bussola e quindi anche il GPS con GLONASS. I 64 GB interni sono disponibili per circa 52 GB e la memoria da 6 GB di RAM con una memoria DDR4 molto, quindi molto molto veloce, è disponibile per più di 4,4 GB all'avvio con alcune applicazioni caricate. Nessun problema rilevato, come vi dicevo. Possiamo vedere una cosa abbastanza importante, che è quella dell'interfaccia della fotocamera. Interfaccia fotocamera che, come vedete, per UMI Digi ha comunque tutto quello che è una serie di impostazioni anche professionali. Impostazione fotocamera, come vedete, effetto sfocato, quindi mettete a fuoco il punto che volete e chiudendo o aprendo il diaframma, in questo caso con la chiusura del diaframma avrete tutto a fuoco, con l'apertura del diaframma al massimo avete questo effetto sfocato che sinceramente a me sa più di una qualcosa di software rispetto a un reale utilizzo di quello che è la seconda fotocamera. Questo è lo scatto normale, per dirvi, e poi abbiamo la fotocamera con le impostazioni Pro che vi permette di regolare tutto quello che riguarda i vari parametri a livello di foto. Altra cosa abbastanza importante è a livello di video. Nella gestione del video questa fotocamera può catturare fino a un formato 4K a 30 frame per secondo, quindi molto molto buono quello che è l'implementazione della fotocamera della Samsung. La messa a fuoco è comunque rapida in pieno giorno, di sera un pochettino comincia a soffrire, quindi non dà proprio il meglio di sé, ma questo l'abbiamo visto in tutti i MediaTek. Questo dispositivo a 250-260 euro se la cava davvero bene, perché forte del design davvero eccezionale, della buona dotazione della scatola. Qui abbiamo sicuramente poche pecche. Il 4G è supportato fino a 300 megabit per secondo, quindi un LTE di classe 6. Abbiamo anche la compatibilità con le bande che non ci saremmo aspettati di avere, quindi qui la SIM viene supportata anche per quanto riguarda bande a noi sconosciute, nel senso che non abbiamo mai visto in precedenza. Come potete vedere, queste sono le 2G e le 3G complete, con la banda anche a 1700 e 850, che non è una cosa abbastanza usuale. Abbiamo le bande 1, 3, 7, 8, 12, 5, 4, 17, 19 e la banda 20 per la Wind in Italia, per esempio, più altre bande che sono per la parte dell'America, che sono molto molto importanti. La seconda SIM supporta il 2G, in più supporta anche una banda CDMA per gli stati americani, Nord America. Il touch è molto preciso, 10 tocchi questo pannello, è davvero molto sensibile, quindi ottimo per quello che riguarda la precisione e l'accuratezza. Qui sono le caratteristiche delle fotocamere, come vi dicevo, la Samsung principale da 13, la Galaxy Core, quindi una 5 megapixel, e la posteriore con l'aggiunta della 0,3 megapixel. Prestazioni eccezionali a livello di AnTuTu. Comunque siamo in linea con quelli che sono gli altri dispositivi con Helio P20, anche leggermente superiore per quanto riguarda l'interfaccia, sicuramente stock aiuta. Ottime prestazioni anche per riguardo il Geekbench 4, con risultati molto molto vicini a quello che è nel multi-thread
abbiamo comunque anche la possibilità di vedere che le prestazioni sono molto molto vicine a quelle che il Samsung S6 Edge, che comunque è un dispositivo delle precedenti generazioni, ma che comunque rende un'ottima esperienza d'uso. Anche a livello di compute, quindi la parte grafica, si comporta molto molto bene comparandoci a quello che è il Samsung S7, quindi ottimo il dispositivo. E Andro Bench, che è quello che ci dà un po' l'idea di quello che è lo storage interno, ci permette di apprezzare un'ottima velocità di scrittura, quindi le MMC 5.1 sono sfruttate davvero bene, con una lettura sequenziale 267 e in scrittura sequenziale 200 MB al secondo, quindi un ottimo score per quanto riguarda le prestazioni. Anche qui HardwareBot Prime ci permette di apprezzare un ottimo risultato, e questo è quello che vi dicevo, l'interfaccia con fotocamera che vi permette anche l'utilizzo del 4K come risoluzione per i video. Quindi ottimo il dispositivo, mi piace molto sottolineare il fatto che è un dispositivo primo della UMIDIGI con 6,95 mm, quindi questo spessore è davvero qualcosa che lo distingue. Il peso, siamo a 155 grammi, che è un peso che per i 4000 mAh è davvero un peso secondo me piuma, e è ad apprezzare anche il lavoro svolto da UMIDIGI per l'ottimizzazione. Ci si aspetta un po' un supporto migliore, perché qui abbiamo il display AMOLED, che in realtà è un display che va sicuramente gestito al meglio, quindi un menu con dei temi oppure un launcher che permetta anche l'utilizzo di icone e temi che sfruttino meglio il Super AMOLED. Potete mettere launcher alternativo ovviamente, ma qualcosa di già precaricato dalla casa sarebbe auspicabile. Non ci sono app ulteriori rispetto a quelle Google standard, e in più il Play Video, ma potete comunque mettere tutte le applicazioni, perché l'account e gli aggiornamenti di Google Play Store sono comunque sempre all'ultima versione. Vi volevo far vedere un attimino la gestione anche dello stage fright, per farvi vedere anche la patch e gli aggiornamenti di sicurezza, che sono comunque aggiornati all'ultima versione di giugno. Nessuna vulnerabilità per lo stage fright. Andiamo a vedere il menu. Nel menu delle impostazioni possiamo andare anche a gestire il background task clear, la notifica LED che possiamo gestire come chiamate nei vari colori, gli eventi possono essere anche gestiti con colorazioni anche qui diverse tra i vari tipi, e abbiamo un'ottima anche gestione della parte bottoni, che come vi dicevo può essere anche switchato ai tasti quelli a schermo. Quindi se volete potete mettere la gestione dei tasti esterni non serigrafati, quindi il tasto touch interno funzionerà da tasto indietro home, e i tasti laterali da indietro oppure tasto menu o comunque nella pressione prolungata l'utilizzo del task manager. Quindi come dicevo, ottima questa gestione. Abbiamo la possibilità di andare a applicare quello che è la protezione del filtro blu, quindi nella modalità notte, nella modalità lettura, un'ottima anche qui aggiunta, e DuraSpeed, che è un'applicazione MediaTek che vi permette di andare a lasciare in background delle applicazioni che non devono essere chiuse, quindi per farvi arrivare sempre notifiche o altro. In più, oltre a questa, c'è una aggiunta che è il background task clear. Sono complementari, diciamo, le applicazioni che non volete che siano chiuse, perché magari le volete sempre attive in background, dovete metterle anche nel background task clear, nella whitelist, per non avere comunque problematiche. Andiamo a vedere la batteria per farvi vedere un attimino l'utilizzo. In 53 minuti di schermo acceso ho consumato appena il 9% di batteria, quindi questo fa presagire un'ottima prestazione della batteria, che potrebbe superare ampiamente le 8 ore di utilizzo con schermo acceso, quindi ottimo quello che è il comportamento della batteria. Andiamo a fare un attimino un discorso del browser per farvi vedere un po' la fluidità nell'utilizzo del browser. Andiamo sul sito desktop della Repubblica. Qualità generale del touch, come dicevo, molto molto buona, è davvero una goduria, non ci sono problemi di impronte, quindi il pannello ha un trattamento oleofobico, quindi anche a livello di ditate non si vede. Anche la parte esterna con la cover in metallo, dato che il colore è rosso, le impronte sono molto molto mascherate, quindi non si vedono comunque nell'utilizzo. Andiamo a vedere anche la fluidità nel refresh. Questa Mali T880 secondo me si comporta bene, Android 7 gestisce comunque bene anche la parte di fluidità con Chrome, con tutte quelle che sono la gestione diciamo della grafica, del rendering. Andiamo a vedere il doppio tap, buono, il pan, e apriamo un articolo. Quindi in generale si comporta
bene questo dispositivo Umidici Z1 Pro, 260 euro circa stirate. Andiamo a vedere un attimino il discorso audio. Un saluto a tutti cari amici, benvenuti nel mio canale. Buono, oggi vi parlo abbastanza di potente. Un altro Redmi Note 4 Global con Snapdragon fotocamere della Samsung, la posteriore che è una 13 megapixel. La qualità audio comunque non è assolutamente male. Proviamo a fare una chiamata per farvi vedere un attimino discorso anche capsula auricolare. Buono, quindi l'audio comunque è gestito molto molto bene, fluidità al top, materiali ottimi, eccezionali, design da urlo, secondo me il rosso davvero è un colore eccezionale. Cos'altro dire? Un piccolo passo indietro per quanto riguarda la CPU, ma questa CPU con il processo produttivo a 16 nanometri riesce a dare il meglio di sé, perché non c'è un calore, mai un calore eccessivo generato dalla parte posteriore, quindi si comporta davvero bene. La fotocamera secondo me è un po' quello che è il tallone d'Achille, perché in realtà, pur essendo un buon sensore da 13 megapixel, non c'è il secondario, ma c'è, se c'è, è mascherato e comunque fa solo degli effetti praticamente software e nient'altro. Il sensore di impronte digitali funziona davvero bene, i tasti a sfioramento sono esterni allo schermo, se vi piace è davvero un bel design, e in tutto sommato lo spessore, la batteria e tutto quello che è un po' al contorno sono sicuramente qualcosa di positivo. Quindi mi sento di consigliarvelo, se il video vi è piaciuto, quindi mi raccomando, mettete un like, condividete, iscrivetevi al canale, commentate anche al canale mio di Facebook. Quindi al momento io vi ringrazio, prossimamente farò anche un confronto con altri smartphone per farvi vedere anche il discorso della qualità del display e di quanto è il discorso della durata batteria. State sintonizzati, quindi vi ringrazio ancora e alla prossima recensione.